felici di aver conosciuto e incontrato di nuovo Michele Tanno, con il quale ci stiamo scambiando proprio questo grazie. Sporcarci le mani, rievocare cultura e culture. Ci ha fatto piacere appunto venire a conoscere l'officina dello scrittore e con Forlucio, che ormai fa parte di Officina Creativa, che lavora e, come dire, si sporca le mani per pulire l'ambiente, nel senso che lavoriamo intorno alle risorse derivate. Volevamo cominciare un percorso di interazione e di amicizia, diciamo, attraverso i borghi della lettura che ci hanno fatto incontrare in precedenza, lasciare un segno, una donazione di libri che tra l'altro a noi sono stati donati. Quindi sicuramente, come dire, necessario questo riscrivere e tramandare per iscritto. A me richiamava alla mente anche una piccola ricerca alla quale ho partecipato, quella di Lucia Di Milione. Infatti prima si diceva ogni luogo sicuramente ha di questi personaggi, ed è bello anche che oggi stanno ritornando fuori e che i giovani stessi poi vivono di questi racconti per poter sapere più cose. Quindi è semplicemente, come dire, un saluto in amicizia per un percorso che ci auguriamo continui, bello di queste officine che poi si incontrano e mettono in rete certo. altre risorse territoriali. Quindi semplicemente questo, un saluto e una testimonianza anche di nuovi popoli che poi, come dire, si interagiscono con questi saperi, e per loro è più naturale avvicinarsi magari proprio a racconti di qualche tempo per attualizzare e provare ad immaginare una nuova vita nei nostri territori, dove si parte proprio da queste relazioni umane di cui si diceva poc'anzi.